Ciao ragazzi, ci sono qua in Bella Vie, come se l'aspetta tutto bene. Allora, facciamo un video su Palermo Catanzaro, andato in scena ieri al Barbera, credo si chiami lo stadio di Palermo, se non sbaglio. E niente, mi è sembrato di vedere il Bari 2022-23 contro il Bari 2023-24, cioè il Bari dell'anno scorso contro il Bari di quest'anno. Mi è sembrato di vedere una partita così. Il Bari dell'anno scorso c'è il Catanzaro, neopromossa, squadra che gioca con una tranquillità disarmante. E qui ho pensato a quando Marino in conferenza stampa parla di approccio psicologico, perché il Catanzaro giocano tranquillamente, quando sennero forse manco esultano per la concentrazione che hanno. Complimenti a loro. Dall'altra parte il Palermo, una squadra impaurita da se stessa, che non riesce a fare gioco, davanti inesistente, inerme, inefficace, asettica, una squadra persa nella ricerca della propria identità. Il Palermo sta cercando se stesso, come il Bari quest'anno, alla ricerca di una propria identità. Un Bari che non riesce a pungere davanti, che è abbastanza asettico, no? Quando si pone davanti. Quindi è esattamente quello che noi vediamo del Bari oggi, né più né meno. Mi seguite? Il Palermo è quello che vediamo oggi, è il Bari che vediamo oggi. Invece il Catanzaro è il Bari che vedevamo ieri. Mi seguite? Il Catanzaro che gioca sul velluto, gioca senza paura, gioca a memoria. Anche i nuovi entrati hanno fatto benissimo. Miranda, mi sa. Entrano quelli dalla panchina, fanno meglio dei titolari, come nel Bari l'anno scorso. Hanno fatto secondo gol un po' fortuito perché si era quasi mangiato, però insomma sono andati a vincere a Palermo, Catanzaro è andato a vincere a Palermo, campo molto difficile. Poi sulla gara Catanzaro che si vede che gioca tranquillamente, che ha un approccio buono alla gara, e ripeto, segnano manco esultano quasi per la concentrazione e la serenità che hanno di giocare. Quando arrivano davanti sono spesso pericolosi, a contrario del Palermo che non si sa che cosa vogliono fare, cosa devono fare, sono nervosi, e infatti il pubblico ieri li ha contestati pesantemente. Però bisogna dire anche che, a differenza del Bari, il Palermo è la squadra dell'anno scorso con lo stesso allenatore. Il Bari invece è un altro Bari. L'anno scorso non c'è più nessuno, hanno pure cambiato le porte a San Nicola, manco pure San Nicola sa, cioè, capito? Quindi questo complimento a Catanzaro, perché ragazzi, i tifosi di Catanzaro ieri erano invisibilio. È una squadra che sarà terza, quarta, quinta in classifica, ma che ha ottime possibilità di fare i playoff e di far sognare il suo pubblico. Un gioco pulito, nemmeno tanto difensivista. Vivarini, allenatore del Catanzaro, fra l'altro ex Bari, che fa giocare i suoi quasi a memoria, buone dinamiche di gioco, buone geometrie. Dietro sono abbastanza bravi, quando sono davanti fraseggiano velocemente. Mi hanno fatto pensare al Bari dell'anno scorso, anche la facilità attraverso cui trovano il gol, la sicurezza pure che hanno in difesa, perché il vantaggio l'hanno tenuto per tutta la partita, cioè il Catanzaro ieri a Palermo è sempre stato in vantaggio. Quindi già questo è importante, perché vai a vincere a Palermo, il Bari è troppo nervoso.
nel Bari c'è molto nervosismo, questa è la verità, e c'è molto nervosismo, si è visto anche a Piacenza con Ferrar Pisalò, il capitano imprecare, il capitano impreca spesso, la gente, i giocatori del Bari in mezzo al campo allargano le braccia, c'è molto nervosismo. Ora non so con chi ce la dobbiamo prendere, però tocca dare un occhio magari a questo Catanzaro di Vivarini per rilassarsi un attimo, no? Per rilassarsi un attimo e vedere una squadra che sta facendo dei risultati pazzeschi e ne ha perse due o tre con squadrette, eh? Mi sembra che abbia perso a Lecco, se non sbaglio, altrimenti Catanzaro sarebbe ancora più su in classifica. Quindi complimenti a Vivarini, complimenti ai giocatori del Catanzaro, ripeto, entrano quelli di quelli dalla panchina e fanno prestazioni paurose. Sono rimasto ieri a vedere la partita. Palermo invece davanti, si salvi chi può, tiro io, tiri tu, non sanno che fare, un po' come il Bari, ripeto. Cosa c'è di buono della conferenza di Marino per il Bari? Due cose. Marino ha detto che il Bari sicuramente si migliorerà, quindi tutta questa ventata di ottimismo mi ha fatto ben pensare in senso positivo, eh? Quindi ha detto che il Bari si migliorerà sicuramente, e poi ha detto che è tutta una questione di approccio, e io sono convinto che Marino, che ripete sempre questa cosa o spesso questa cosa, abbia molto ragione. È una questione di approccio, di approccio, di tranquillità. Però bisogna trovare anche delle dinamiche, delle trame di gioco fra giocatori che devono conoscersi. A Catanzaro i giocatori si conoscono perché hanno vinto la Serie C l'anno scorso, e credo che il pubblico di Catanzaro sia invisibilio perché stanno facendo veramente un grande campionato. Oggi ho visto un po' i risultati, un po' timidini i risultati oggi. Cremonese che pareggia a Pisa, vabbè, il Venezia stravince con l'Ascoli, gli altri un po' timidini. E niente ragazzi, domani gioco il Bari e ci tocca davvero trovare quella tranquillità, quell'approccio tranquillo di cui parla Marino, scrollandoci di dosso gli ultimi mesi di questo 2023, provando a pensare che nel 2024 c'è ancora un campionato intero da giocare, eh? Nulla è stato perso, nulla è perduto, insomma. Quindi forza Bari sempre, e crediamoci ragazzi, crediamoci nella possibilità di scrollarci questo nervosismo, questa negatività di cui parlava anche di Cesare. E serve giocare in maniera tranquilla, poi viene gol non viene, ok, ma serve giocare in maniera tranquilla. Ciao a tutti da Bella B, fatemi sapere cosa ne pensate, un like se vi è piaciuto il video, commentatemi, mi aspetto dei commenti e alla prossima, cheers, ciao.